Presa una bottiglia di vino bianco fermo, dopo aver tolto la protezione, si stappa il sughero e lo si porta al naso per verificare l'assenza di odori estranei. Se necessario, bisogna poi pulire il collo della bottiglia dalla presenza di residui del tappo. L'esame visivo deve verificare colore e limpidezza. Nel caso del vino bianco fermo, che deve essere servito fresco, è necessario fare l'esame visivo prima dell'eventuale appannamento del bicchiere. L'esame olfattivo si compie in due fasi distinte. Prima si porta il vino al naso per percepire meglio i profumi più delicati. Poi si agita il bicchiere per provocare un'evaporazione più intensa del complesso dei profumi del vino. Si verifica quindi al gusto l'equilibrio tra la sapidità e la morbidezza, misurandone anche l'intensità e la persistenza.